Dopo due sconfitte, prima in campionato a Catania e poi in Champions League a Monaco di Baviera, e la successiva sosta, ritorna il campionato, ritorna a giocare il Napoli, e sarà un lungo tour de force quello che vedrà impegnato gli azzurri. Pensate un po', in 33 giorni la bellezza di 9 partite. E che partite, anche perché ci saranno scontri al vertice per quanto riguarda il campionato italiano importantissimi, fortunatamente a Fuorigrotta. Mi riferisco alla gara con la Lazio di sabato prossimo, ma anche al recupero del giorno 29 contro la Juventus. E ci sarà la madre di tutte le partite, quella che potrebbe sancire, non dico aritmeticamente, ma dal punto di vista proprio del morale, la qualificazione o il mancato passaggio al turno successivo di Champions League. Naturalmente il riferimento è a Napoli-Manchester City del 22 di novembre, gara che, ripeto, si giocherà fuori grotta dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. A tal proposito, la prevendita va a gonfie vele. Non è difficile ipotizzare il crollo del record di incasso e di presenze. Ricordo che il record è quello di Napoli-Bayern di Monaco di qualche settimana fa, gara di Champions League. Per questa stagione anche la gara contro i bavaresi detiene il record di presenze, poco oltre le 60.000. Quindi molto facile prevedere che entrambi i record saranno abbattuti alla gara contro il City di Mancini e Balotelli. Balotelli che ha incontrato Edinson Cavani in questa sfida speciale tra Italia e Uruguay che si è giocata all'Olimpico. I due si sono scambiati la maglia, mentre Cavani con Chiellini si è scambiato qualcosa in più della maglia, qualche parola di troppo, il che mette ancora altro pepe ad una gara che già si preannunciava abbastanza velenosa, quella contro la Juventus a Fuorigrotta del giorno 29, gara di recupero dopo la sospensione che alimentò tantissime polemiche. Dicevo di 9 gare in 33 giorni, è un modo come un altro per tastare il polso al Napoli e per capire quali saranno poi i reali obiettivi di questa stagione, sia in campo nazionale che internazionale. 9 partite che daranno la possibilità al condottiero azzurro, a Walter Mazzarri, di testare anche quello che possiamo tranquillamente chiamare il Napoli 2. Ci sarà spazio per tantissimi giocatori che hanno avuto la possibilità di mostrare poco il loro valore perché hanno recuperato dall'infortunio. Il Napoli potrà contare, tanto per fare un nome, sul ritorno di Gargano, ma perché no anche sul ritorno di Goran Pandev, sul ritorno di un altro giocatore che resta al momento un oggetto sconosciuto come Britos, che si è infortunato in amichevole contro il Barcellona addirittura il lontano mese di agosto. Un po' più lunghi tempi di recupero invece per Donadel, anche per Donadel, l'ex centrocampista della Fiorentina, si tratterebbe di un ritorno importante per il Napoli. Toccherà poi a Walter Mazzarri fare le sue scelte, tenuto conto che si giocherà quasi ogni 3 giorni, quindi ci sarà possibilità per tutti di mostrare il giusto valore. Chiudiamo su questa considerazione che riguarda ancora una volta la vendita dei biglietti per le prossime partite del Napoli. Cosa dire? Che Napoli è diventata un'oasi felice in un momento in cui il calcio italiano va assolutamente in controtendenza, con sempre meno spettatori presenti negli stadi e con l'aumento invece dell'abbonamento per le pay TV. Napoli risponde con questi record di presenze in campo internazionale e in campo nazionale. Evidentemente il calore, la passione e la voglia di seguire la squadra del cuore per i napoletani non ha prezzo. Con questo è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento con i programmi di Canale 9.